Buonasera! Aspetta, c'è. Buonasera. Proprio nel mentre che stavo con l'attimo di relax. Ora sì. Ho capito perché oggi ho preso una cheppia grande. Perché? Perché si chiama Alosa Fallax. Non lo sapevo, è Fallax. Sì. Io non l'ho capita, però vabbè. Perché, vabbè, questi ragazzi giovani di oggi. Vabbè, comunque, quando è questo video qui? Sto guardando perché a breve uscirà Nato il Principe. Buonasera. Mi metto qua sotto io. Ci abbiamo. Buonasera, buon Samuele. Buonasera all'Oxeur. Buonasera. Salute, raggi di sole. Perché mi si benino, Ah, io sono a pezzi, cioè, dica la verità, ero già quasi pronto per dormire. Oh, sai quei giorni che torni a casa? Sai quei giorni che dici torni a casa e dici stasera un vedo l'ora, mettiamo a letto. Madonna, perché stamani ho lavorato un po' dietro il camper perché qualcuno che doveva arrivare alle 8 è arrivato alle 11:30. Vedi la signorina di scuola Edith che è arrivata alle 11:30, quindi non ci si è fatta partire stamani per la pescata, quindi mi sono messa a lavorare al camper. Poi chiappo, ha fatto la spesa, ho cucinato un po' di giccina sulla badella, poi siamo andati in cerchio, ho fatto quelle due cheppie di qui, una tre cheppie, una slamata, una così, poi il cheppione Uber Power, che soddisfazione, mamma mia. Ma meno male non c'era il quadrella, così sono riuscito a guadinarla. A proposito, ma Giulio, ce l'ha sentito per caso il quadrella? Allora... Morto, infatti penso che questo weekend lo chiamerò, questo weekend ho deciso di rompere le balle a un po' di persone. Brava. Allora, buon salve al nostro grande moderatore, io visto che la prendevi in mano, se ti zompa da tergo è peggio, sono pienamente d'accordo. Buonasera buon Masnos, buonasera Dana Sgaia, buonasera, hai detto disco, alle 11, sì va bene, ritarda tanto. Allora, mi ha mandato le foto degli spoon. Sai che c'è? Serve, me le vado a vedere da solo, perché Veronica non me le ha fatte vedere. Me le vado a vedere da me. Se mi ricordo... Sì, se mi ricordo come si fa a entrare su Instagram, perché ragazzi... Cioè... Cliccando su Instagram. No, ragazzi, non si può così. La vedo dura stasera, dai. Ma l'hai fatti te nel senso anche stampati o l'hai colorati? Ma il secondo è bellino, ma secondo me le colorati, però anche se le colorati hai fatto un bel lavoro. Allora, guarda, cioè abbiamo questo, aspetta. Oh, adesso non so quanti anni hai, però ciao Davide, ciao Sbam! No, con il rame l'ha fatti, tu? Quindi sta attento perché se passi da certi personaggi te li rubano. No. Allora. Ciao Sbam! Non me lo zoom, però si vedono male, però sono... Guarda bene. Fai manina da influenza. Ah, niente, ti sei bloccato. No, è bellino. Ha fatto un bel lavorino. Questo è venuto sfocato, però la forma è interessante. È bellino. Un bel lavorino, bravo. Bravo. Oh, ragazzi, se si va di autocostruito, lui l'ha fatto, l'autocostruito. Ottimo lavoro da influencer. Vedi? E se vuoi ti faccio un video, va, vogliate. A proposito di autocostruiti, il forchettone che ho comprato ad Andorra, ciao amore, che mi sono scordato. Boh, per te. Grazie a cazzo, già guardato. Segretaria, il forchettone quello che ho comprato ad Andorra, pista, in fiume, caschio, le cheppie... Forchettone qual è? Quello che si monta le unghie. Ah, ok. Quello che... goduriosa. Infatti, quello che però, signor Five Bytes, io questi video l'avrei dovuti fare con l'esca che lei mi avrebbe dovuto preparare. Gli avevi dato tempo fino a tipo il 20 giugno, avevi detto, il 18-20 giugno avevi detto, quindi ancora. Ma gli avevo detto 2-3 settimane che avevo detto. Gliel'hai detto una settimana fa neanche. Signor Gigliucci, mi dice quando sono partito io per Andorra? Il 12.
Gliel'avevo Non detto è prima di passato così andare. tanto. No, no, il 15 sono andato ad Andorra. È passato così tanto lo stesso. Sì, siamo al Tuttavia non ho più la 4 connessione di del giugno. campo. Passato un po' di tempo, eh. Minchia. E fra 2 giorni sarò più vecchio. Auguri No, Alessio! auguri un Kaiser. No, 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 ragazzi. No, no. Gli auguri Faccio di ora cosa poi? gli Festeggi auguri, schifo. perché tanto poi me lo No. scordo. Sì. Allora, Serena dice, domani vado a colare, secondo te con il piombo vengo meglio? Ma a parte il piombo sta sparendo, poi il piombo è troppo morbido, se ti batta contro qualcosa si stoglia. A parte quello, ma Ah. poi col piombo è anche, cioè che fai? Lo coli col piombo. No, lo batti. No, lo batti. Allora, Fiber, ma sì, infatti, allora si fa per scherzare naturalmente, Fiber, quando ce la fai a farmela avere quell'esca lì, oh, noi faccio lo stampo e lo fondo, ma secondo me è troppo lavoro il fatto di fonderlo, magari più A col... parte col piombo non ti viene neanche bene per me. Viene troppo C'era un poroso. vecchiettino, al Trincea, che ora è chiuso quel lago lì, lui se li faceva, te pensa, prendeva... Sai i tubi, quelli delle caldaie industriali, sai quelli che hanno i locali pubblici, quelli di scarto, e lui li tagliava a forma, prima li sdraiava, poi li tagliava a forma, se li batteva tutti col martellino e ci faceva la spugna, e ci faceva il culo a Bene. tutti. Mi Sarebbe da avere le bottonare. piace la mia caraffa d'acqua, stasera ho Su secco. Amazon le si trovano neanche troppo. È perfetta per bere la tua tisana preferita. Vero? Al gay occhio. Un'altra sera c'ho acqua e ghiaccio perché ho fatto una grigliatina prima, mi sono zingato pesantemente, se non bevo acqua io svengo sullo schermo, evitare, eh? Io ti, no, Gianni, io ti voglio bene, però ogni volta che pigi quella tastiera sembra che la stai tenendo a fondo. Ma che cazzo ridi? Stavo Cioè, cercando le bottoniere, ma non. Insomma, se le avevo trovate. Niente, non ci sono più, scherzavo. qui arrivano messaggi, però ragazzi erano Ma io non so ipotesi. che mouse ha o che tastiera ha, perché cioè. Atomica. Clicca il mouse e senti ciak, ciak, ciak. La La tastiera. tastiera è un Ages HK33 con switch blu, quindi il massimo che puoi trovare in questione di rumorosità. Ah, rispondo. Cos'ha? Una tastiera che fa un botto di casini, in poche parole. Se mi si sente a me, Alessio? Sì. Senti, sto cliccando, sente tanto. No. Molto meno di quanto Infatti si io sente. c'ho la tastiera così dal microfono anche, conta, perché non Ah, ho un ok. mouse. Io ho la tastiera della Zalman, perché io sono uno che mi piacciono le cose di qualità. C'è una quantità di polvere sopra che penso che la tastiera pesi il doppio dalla polvere che c'è. Sì, Io mi su sa che questo si sono fa insopra quella l'ossessivo tastiera. compulsivo ogni No, giorno, no, ogni volta che preferisco la cammino. posizione all'indietro, guarda, le dirò, la apprezzo di più. Detto Ti piace questo. l'indietro? Alessio, guarda, io stasera non ho voglia, va bene? Vai pure, viaggia, felice. Vabbè, Oh. stasera all'indietro no, magari domani sera, da quel che abbiamo capito. Mamma. Vabbè, lasciamo perdere che Nico stasera c'ha le sue cose. No, ho rotto un tagliaunghie. No! Eccolo, pezzo. Sai Come cosa si fa? faremo oggi? Facciamo un'esca. Eccola qua. Vedi. Se sapessi saldarmela farei sì, solo Che con tuo ne fa salda? saldarci. Ce l'hai la pistola termica? Pistola termica? Che La vuol pistola dire? termica per scaldare. Ma sì, perché? Ce l'hai una mazzetta di ferro? Te la scaldi in poi e le quattro mazzettate è fatto. Non è che serve sapere saldare. No, aspetta, abbiamo Mister Bricolage Cioè, scusatemi, che ti spiega come dar fuoco alla casa e spaccare il tavolo del C'hai computer. un. Ma no, sul tavolo, lo Vabbè, taglierai su una bietola. qui, allora ascoltami, qui mando influencer, non si può, ecco. Qui ci posso collegare uno split rig se la drizzo e ci metto l'ancoretta, volendo, no, al contrario, questo è lo split rig e poi ci metto il moschettone, ma di là ce la devo fare l'anellino per l'ancoretta, buo di ulo, Con come ce chiodino e lo la fa? mazzetta si fa. Chiodino Con che? e la mazzetta.
Con chiaro. Ma no, ma con un trapanina, con un Ah, avvitatore che ok. fa il buchino. Vedi? Perché con la mazzetta? Cioè, come sei peggio di Perché altri, spacca tutto. Lui deve martellare, rompere, far tutti cattivi? casino. Vabbè. No, con la trapanina, punta fina, fai un buchetto, passi lo spritz lì. Anche Samuele, col trapano. Con un chiodino. Cioè, tu vuoi furare il metallo con un Vabbè, te l'ho chiodino. detta poveretta massima. No, ma smettila di drogarti, cioè, vuoi fare un buco sul metallo con un chiodo. Ma è d'acciaio! Si fa? Ragazzi, via, qualche domanda di pesca, bimbi, se no si parla sempre io e il Gigliucci e Eugenio dei cazzi nostri, e no, Io me ne dopodiché ero non parla. preparate un paio, ma sono ritardato e me le sono scordate. Ma allora, recenti studi hanno scoperto che esistono i fogli di carta e le penne. Cioè, volendo, voglio dire, signor Senti, ho Gigliucci, sdraiato lei. sul letto. Ah, allora vabbè. Comunque, che vi volevo dire? Una cosa seria, ma me la sono scordata. Che memoria fra tutti, eh? Sì. Allora, a parte, vabbè, quindi sul secondo canale si vede che siamo in live, perfetto. No, sul primo canale, per i pesca i Siri Afghani Frinzi, perfetto, ci siamo. Allora, dovrebbe essere uscito oggi un video con Jonathan, infatti, galleggianti da passata, ragazzi, Molto carino se come ci, video. se ci volete passare a vederlo con Jonathan, insomma, sul secondo canale, Ma secondo scusa una me potete. domanda, che è ecco, una delle domande che mi ero scordato. Quanto costa più o meno un roster come quello molto basico di galleggianti? Molto basico, un cazzo, sono 50 di galleggianti più o meno. 50 boia? Fra galleggianti, piombini e Scooby-Doo. Sono una cinquantina di euro. Quanti galleggianti erano? No, scherzi, no, 50 euro. Erano tanti. Non me lo ricordo quanti erano, però abbiamo fatto il conto, l'ha detto la giornata. Dobbiamo rimanere in quella cifra lì e lui mi ha fatto il numero di galleggianti per rimanere in quella cifra. Allora, dice il buon Coppe. Insomma, se volete, è questo qui, sette di galleggianti per cominciare la pesca passata. Se lo volete vedere bene, se lo volete vedere, veniteci a trovare sul nostro sito web, itineraripesca.net, dove potete trovare tutto il nostro mondo, home, chi siamo, shop, viaggi, teams, blog, donazioni soprattutto. E vi ricordo che le donazioni, se le fate entro le 22:30, potete allungare la live di un minuto per ogni euro, basta, non voglio, sono stanco. Detto questo, dice il buon Coppe. Giusto per riassumere il concetto, nei fori si mette la punta, concetto universalmente valido. Attenzione però a quale foro. Detto questo, Samuele Coppe domanda ancora: ditemi allora che taglia di mulinello dovrei abbinare alla canna da feeder da 120 grammi? 4, 4.000. 5.000, 8.000, Sì, minchia. 12.000. No, 4.000 anche il Daiwa Ninja e via. La La Daiwa ninja si c'era. farà un monumento. Cioè, Sì. all'ingresso della fabbrica della Daiwa, letteralmente hanno un mezzo busto con i nostri tre faccioni. Secondo Gli me, stiamo facendo guadagnare più soldi noi a loro che in tutta la carriera. infatti Giuseppe Tropeano anche lui dice un 4.000. Secondo me la Daiwa ci fa tipo la caricatura in stile giapponese di Ma noi dove? versione. Sì. Allora io lo dico qua in live. Guardate bene la faccia di Gigliucci. Guardate bene la faccia di Eugenio. Guardate bene No. la faccia mia. Se Non ci fate voglio aver capito. la caricatura in stile giapponese Spettacolo. fatta bene, io ci faccio una maglietta e ci vado a fare i video di pesca. Aspetta. Se devi mettere la mia immagine caricaturata, voglio il copyright. Ogni vendita ti do il 30%. No, c'ho bisogno Nel... di delle No, foto per ogni fatte volta che te la bene e me metti la ci faccio vendilo. fare assolutamente, ragazzi. Che c'è, Eugenio? Ho bisogno delle nostre foto di ognuno di noi fatta bene e ve la faccio fare subito a gratis. C'ho una fracca di amici che disegnano, quindi tranquilli. Gigliucci va in giro così. Tranquilli, ci Ma sono un sacco di live con te, quindi. allora, ma Scusa, meglio. ma fatti a Teletubbies, sai che bella. Sì, ma un 4.000C o meglio un 4.000C va bene. Un corpo 4.000 e il rotore del 5.000 va bene, però 5.000 è troppo. 4.000, dai, 4.000 già, perché
che abbia una bobina un po' grossina, poi il modello, il mulinello, eccetera, eccetera. Vedete, il Ninja, secondo me, ha una bobina un po' piccolina per quelle cose lì. Ma domanda, dove mi fornisco? Dove ci forniamo? Io. Universo Pesca, in piazza Nilde Iotti a Ponte d'Era. Universo Pesca, piazza Nilde Iotti a Ponte d'Era. Universo Pesca, è nome. Nico, ma per il feeder, 4.000 classi, cioè le taglie sono le classiche o tipo quelle beach surf? Allora, di base uno pensa che, ecco, qui secondo me ci vorrebbe proprio giornata, perché ti direbbe non tutti i 4.000 sono 4.000. Cioè, te comunque, secondo me, ti conviene piuttosto un 4.000 con la bobina allargata, perché un 4.000 come il Ninja c'ha una bobina che è troppo piccola per affrontare certe pesche. È naturale che se te ci peschi in un feeder da laghetto di un fiume di... Mi sentite lo stesso, sì, ragazzi? Sì. Ti sarà bloccato un attimo l'audio, ora ti si sente il minimo. Sì, no, l'audio lo sentite, ma perché se stranamente non capisco perché ha scaricato la batteria, dovrebbe ripartire ora. Non so se sei surriscaldata. No, era la batteria scarica, ora mi sono ricollegato. Ah, sai. No! Ma perché? Ah, ok, ci siamo. No, allora, perché c'è 5.000 euro di attrezzatura video. Si è scaricata la batteria, non è mio merito. Anche su una fotocamera da 30 centesimi. No, vabbè, ma l'uscio è quello che dicevo, stasera mi va l'internet, perché la Melon si collega, è arrivato. Si è scaricata la batteria, ho collegato il cavetto ed è ripartita. Uno, ho fatto 30 prove dove mi trovo bloccato così. No, ragazzi, stasera non mi funziona. Io l'ho risolto. Okay. La tecnologia al mio servizio, la vedo, è fuma e brucia. Comunque, ci vuole un mulinello che abbia una bobina un pochino più importante, perché comunque se vai a fronte salute, Eugenio, se vai a cattare addosso online, che abbia una bobina un pochino più importante. Cioè, con certe chiedi. Ma quindi tipo, la butto là, si potrebbe azzardare che il Tikal Gallant vada bene anche per fare il feeder? Ti usa il Tikal Gallant per fare il feeder, vero? Non lo so, magari quella bobina tutta di su del nylon un po' più ciccio, potrei. C'è il 5.000? Un 5.5. Forse più da specialist. Allora, è rimasta una calcola attaccata al galleggiante, aspetta. Secondo me, allora, parliamoci chiaro, se devi fare un feeder leggero è troppo grosso. Dove andiamo in Ticino, secondo me ci sta, lo puoi usare tranquillamente. Poi, detto questo, Eugenio, sfatiamo il discorso dello specialist, perché io sento troppe persone che quando il feeder va sopra una certa dimensione, una certa potenza, diventa specialist. No, è un'altra cosa. Lo specialist è una tecnica a parte, è un sottogruppo, come dice il buon principino, della pesca a fondo. C'è la pesca a fondo, c'è il carp fishing, c'è il feeder e c'è lo specialist. Non è semplicemente un feeder pesante o un carp fishing leggero lo specialist. Allora, pensavo a Viareggio, ma no, Viareggio non mi serve da nessuno, perché c'è tanto mare e poca acqua dolce come serve a me. La serie di Eugenio che non mette le Acax, ti prego, non cominciare a scrivere anche tu alla membro di Segusa, se no siamo rovinati. Ci crea una setta. Allora, la serie LT è bene o male, sì, vabbè, si può prendere un 5.000, è per dire che insomma vi serve una bobina abbastanza importante. Poi fate i mobis, ognuno pesca col mulinello che gli torna meglio, ragazzi. Che vediamo, filo in bobina, filo in bobina, bravo, mi ci hai fatto pensare. Allora, siamo in Ticino. Io avrei bisogno di vedere lo spot sul Maps per capire la portata d'acqua, però a vedere quello che mi ha fatto il Samuele. Sì, mi ha mandato i video, ma mi ha mandato il Maps. Vabbè, quello si vedrà. Comunque in Ticino, con quella realtà lì, ascolta, io penso che con un 24, un 26 sei tranquillo. Sì. 24,
24, dal 20, 24, 26, 25 in bobina e poi finale vai con un 20, 18. A scendere giù 20, 18, 16 in base a come mangiano. Se ti cominciano a entrare barbi grossi e mangiano, fottate nel cazzo di mettere 16 e vai di 20. Cioè, se non mangiano, allora cali un pochino. Quanti finali eventualmente te li botte? No, perché io li faccio lì per lì. Se vuoi te li faccio lì per lì. Michael li fa a casa, io li faccio sul posto. Perché Michael, scusami, non ho 16 con le misure là, cioè, forse ho un 18, un fluorocarbon 18, forse. Ma qui te lo faccio anche io lì per lì il finale, non c'è problema. Me lo fai tu lì per lì, eh. Ok, martedì ci mandano le posizioni, vedi? Ottimo. Io penso che approccerò con un 24 e con un finale del 16 o del 18. Tanto metto giù... da pensarci, perché c'ho un 24 e basta, dovrei fare una lenza del... a parte siamo, non lo so come vedremo, perché se proviamo le canne della Caperlan, allora a quel punto ci abbiamo giù una canna sola io e Michael, e cioè due canne abbiamo Michael, una ci metto un mulinello io, uno ci metto un mulinello lui, quindi vediamo un po', dovremo vedere un attimo come arrangiarsi se c'è Michael, che ancora non si sa nulla. Io ora entro fine della prossima settimana, prenoto. Scusa, in quella zona anche la 60 grammi ce n'hai due da 120? No, quella zona lì provo un fuori corrente a 60 grammi. Ah, ok. Cerco una zona magari un pochino più morta o al margine della corrente, mi metto con la 60 grammi lì e con quell'altra invece mi metto un po' più in corrente, no? E io con che canna vengo? Non ce l'hai? Se no ce l'ho io un paio, eh. Porti anche le link feeder. C'ho la link feeder, la 150, e poi c'ho una 180 cinese, quella che sto provando e testando, perché in parallelo sto testando anche questa qui, che è eccezionale. Mi ci trovo da 180 giro. Grammi? Sì. Io vado con le canne da surf. Vabbè, Ralf, metti mai. Che il surf è un po' esagerato. Non è che sono sensibilissime. Vabbè, se vuoi io la canna da pesca ce l'ho da prestartela. Sono due, quindi... Ah, pensavo fosse a corto di canne da pesca io. Vero? No, mi manca veramente, la scherza a parte, mi manca il feeder leggero. Mi ci vuole una 360. Sì, c'ho quella lì della Decathlon che è arrivata ora, della Caperlan, da 3 metri. Mi ci vuole una 360 valida. C'ho la link feeder, okay. Ma sta finendo. È usurata. Sì, cominciano a sentire quella lì. Ragazzi, ci ho fatto le peggio guerre con quella lì. Te le riprendi ma nuove? No. No, perché sono quelle... Sono il nuovo modello e non sono uguali. Sono un'altra... Non ci sono più quelle vecchie in produzione? Non sono in produzione. Hanno comprato uno stock e poi hanno ricomprato uno stock simile ma non uguale. Quindi oggi rispetto al video il giro della corrente era cambiato, è sceso il livello e c'è un ritorno di flusso sotto riva che è invitante per una piazzatina margina dove metteremo la 60 grammi. Se sarà ancora così, se sarà ancora così, se no, ai, 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 ai. Madonna, Gigliucci oggi che cheppia. Gigliucci, rifammi la faccia della cheppia golosa. Quando l'ho allamata, te lo giuro, quando l'ho allamata la cheppia ha preso il largo, ha preso il pieno della corrente e andava giù, quindi l'ho seguita lungo il fiume, fortunatamente non, cioè, era basso dove camminavo io, e mentre lei era nella corrente profonda io riuscivo ad affiancarla. A un certo punto ha girato dove ha girato l'altra volta con Matteo, l'ho guardata, ho detto questa volta ho il guadino giusto. Quando l'ho guadinata, lo sai qual è la prima cosa che ho pensato, principino? Al di là del fatto che l'ho anche detto nel video, questa volta non c'era Matteo, ma la prima cosa è stata una nel suo dialetto. Che sboro! Ecco. Ero fiero. Che poi quella merda, quando l'ho guadinata la prima volta, è saltata fuori dal guadino controcorrente, tipo salmone. È rimasta fortunatamente allamata e l'ho riagganciata perché non ho preso il filo con le mani. Qual è la... Ma il titolo del video l'hai già messo?
Questo guadino funziona bene. Delle cheppie? Sarà le mie la mia avventura con le cheppie, puntini puntini, che sboro! Tra parentesi, con un buon guadino. Ma lo sai perché? No, potevi... Perché praticamente ho tre video al momento attuale. C'era una volta ci sono stato con Matteo e con Grassini e ho fatto due cheppie. Poi ci sono tornato da solo e ho fatto due cheppie. Oggi riero con la Edit, ho fatto due cheppie. Il 10 ci torno con Michael e ho fatto due cheppie. E quindi voglio fare un montaggino. Ancora non ci sei andato, però avrai già fatto. Però farò due cheppie almeno, o se no ne fa Michael. Tanto è sempre così. E quindi dopo faccio tutto un montaggino di queste avventure, lo chiamo la mia esperienza con le cheppe, la mia avventura con le cheppe, che sboro. No, ma anche un piacere potrebbe starci. Un minuto di applausi. Brindo alla sua salute. Con l'acqua proprio, che disonore. E ho quella ciò. Se bevevo dell'altro, già sono andato tre volte in bagno, cioè ho mangiato un'ora fa già tre volte in bagno e ora sono qui che dice. Sì, a fine live invece di salutare tutti prima di spengere mi vedi andare via verso l'alto. Volo via. Il Team Rocket ancora questa volta se ne va allo stadio della luce. Quindi in Ticino potresti portarli e portarti la Rocket Fishing Rod. E come ci si fa a pescarci però? Ci si fa, Samuele, a usarla? Perché vorrei anche portare la canna, quella che ho ristrutturato, però non è adeguata, non è assolutamente, non ce la fa. Quella me la porto in un laghettino tranquillo. Però la Rocket... Però scusa una cosa, la Rocket Fishing Rod... Rocket tanto Fishing Rod! Scusami. Tanto che al Big Fish 2 ci sono anche le trote, monti per quelle, e la si prova anche lì. Eh no, e quello sarà il video dei Teletubbies, quindi quello saremo tutti Teletubbies a modino. Se no si può anche fare che ognuno porta una canna da pesca particolare, che ne so, Gigliu ci porta la Pen Rod, io porto la Rocket Fishing Rod. Io... Però, caos che porta? Sfiga. Una caccola, mi sento una caccola un fuori gioco. Ma perché non fai un video a massa succoli? Ci vorrebbe di trovare Xeuro uno spot per il feeder non troppo bracconato. E anche io, Xeuro, siamo un po' dei feticisti, io e il principino delle Pen Rod. Io sono il video della Pen Rod, per esempio, lo vado a fare nell'Unenze quando è decente, quindi ci sta anche. Forse anche questo mese la vedo. C'è anche quella da 2.10 da provare. Quella da 2.10 è lunga però. La Pen Rod da 2.10 metri. Quella fiderino leggerissimo sarebbe bella sotto sponda. Sul laghetto tipo carpodero. Non lo so, io ti dico, quella corta è ottima per fare lo spinning al cavetano, secondo me. Da provare. Solo che c'è il problema che quel cazzo di trecciatino mi fa le parrucche una volta sì, due volte anche. Che trecciatore, scusa? Del cazzo. Proprio la marca, c'è scritto in giapponese, lo monti, poi lo metti su Google, traduci e c'è scritto del cazzo. Trecciato del cazzo. Quindi ci proverò a utilizzarlo, vediamo un po' se riesco a spiegarci. Ma anche gli anelli sono piccoli. Se però ti dico... Fa ancora peggio. Dimmi. E lo so, se metti il nylon non ti passa neanche, però il trecciatino mi è scomodo. Però sono d'accordo che o quello, non è che c'è alternative. Perché il nylon meglio. Ma è già un ottimo trecciato, però è di merda forse il mulinello che è troppo piccino, non lo so. Però quei rotantini lancia. Sarei curioso di incocciarci un pesciotto e farci un videino, però boh. Un'altra volta ero da solo nell'Unenze e la gente passava, mi vedeva con questa farina a pescare, mi vedeva nell'ergumeno come me di 100 e passa chili con questo bidolino in mano. Cioè, vabbè, però si fa per scherzare. Via Cava è il meglio spot. E tanto è po' bracconata Via Cava, Maremma la lupa. È bella Via Cava, ma Maremma Maiala si è bracconata.
disse il saggio. Oh, io non so se ce la faccio arrivare alle 22:30. No, sono cotta anch'io, ma te la vedo la faccina da Polletto, sei cotta abbastanza. Ma tanto la parte Eugenio intratterrà tutti con il suo fantasmagorico stile francese. Ne aspettiamo. Cosa devo... Devi fare quello che fai di solito quando scrivi nel gruppo. Devi rompere le palle, solo che invece che scriverlo lo fai a voce. Dai! Che ne so... Va bene, via, vi porto io nel fantastico mondo. C'è una sega che fa stasera, veramente voglio dare distacco alla live ora, non più voglio. Vi voglio bene, bimbe, a tutti. Veramente sono fiero di voi e della vostra pazienza con la quale ogni sera vi proponete qua e state qua con noi, ma sono stanco. Se troviamo un argomento di cui discutere, dai ragazzi, in live qualcuno a proposito del Teletubbies rosso, allora è Samuele Coppe. Ok. Quindi, così perché te non l'hai visto dal vivo, io l'ho visto dal vivo e secondo me fitta bene nel costume il Coppe. Me lo dai la mod? No, ti conosco ancora troppo poco, Xeur. Piano piano ti darò la mod, ma abbi pazienza, arriveranno i suoi tempi. Allora, oggi, comunque, poi Xeur, abbi pazienza, Xeur, c'è un moderatore, siete in 13 in live, cioè, a voglia te di moderare. No, ma soprattutto cosa cambia avere o non avere la mod? Io non ce l'ho, non è che se mi mette moderatore mi si aumentano delle cose intime e private, nel senso... Io quando ero ciocciovane mi calbava essere mod. Mi saluti in live? Se me lo chiedi... Ciao! Se me lo chiedi, cosa c'è? Principino che lagga. Sì. Principino laggante. Ti si blocca tutto, Cristo in Dio, e poi mi rompi il cazzo a me per le attrezzature. Sembri un robot quando parli. Fermo, piglia fiato, mi senti ora? No. Ecco, a posto. Come hai fatto a rispondere? Perché lui è veggente. Si è mutato, Eugenio. Che c'è? Ma mamma che urla, che è successo? No, mi devo mutare quando scatarro, tossisco, se no rendo la live. Che eleganza. Ho bisogno di un suggerimento da voi che siete persone intelligenti. Ciao Sergio Colnaghi, il moderatore serve quando in live hai tante persone e due occhi non possono starci dietro. Vedi, ha risposto bene il Colnaghi. Ora siamo un 13, c'è già Samuele. Beh, a me da quando ho la mod ho cambiato taglia di mutanda, incontenibile. Ora come ora non servirebbe proprio. Oh, grazie Sergio. E, detto questo, ragazzi, ora ho bisogno di un consiglio dalla chat. Mi hanno nidificato vicino casa, molto vicino casa, due gazze ladre. Ora non mi stanno inculando la roba, però hanno questo verso elegantissimo tutto il giorno e tutta la notte. Io non ce la faccio più, perché non è bello svegliarsi la mattina tutto il giorno, andare a letto la sera, come cazzo si fa? C'è un modo per ucciderle senza... No, chiami Lupa, che no, mi pare fosse l'ente protezione volatile, una cosa del genere. La lipo? Te le porta via. La lipo, ma non mi ricordo. E te le porta via? Credo di sì. Gli dici, ci sono i vicini che rompono le palle senza dire che sei tu e c'ho paura che gli sparano. La fai così, come se ti interessasse qualcosa. Pronto, è la lipu? Sì, avete 48 ore di tempo per portare via quelle bestie prima che le faccio fuori e le faccio con la polenta. Anche, poi fai anche così molto più direttamente e probabilmente te le tolgono. Carabine e funghetti, vedi, Xeur è proprio delicatissimo, carabine e funghetti, mentre invece Samuele Coppe caramelle per la gola, è così che si creano i canarini. No, mettendo limone nell'acqua si crea il canarino e mettendo a bollire. Allora, detto il live, rimarrà un segreto, certo. No, devo trovare il verso, ragazzi, non ce la posso fare. L'altro giorno sono smontato dalla notte, 11 ore di notte di fila, lavorato come uno schiavo, sono arrivato a casa, mi metto a letto, sto per chiudere gli occhi. E che cazzo, dai, tutto. Sei sicuro che non eri tu che cercavi di fare le tue cose intime? Questo andrebbe a significare che io le cosine intime le faccio. Beh, spererei per te, perché sennò voglio dire,
io, poi lei si prendere il pacchetto so. Senza regalo, che cazzo prende il pacchetto a fare? Signor Gigiucci non lo so, però lei mi paventa queste fantasmagoriche avventure con il buon Luca. So. Lascia stare Luca, non accenderlo, lascialo stare. Fatti i cazzi tuoi, fa bravo. Io sento queste... mi si accende il socio e scoperchi il vaso di Pandora. Riproduci il verso del falco ad alto volume, ma quasi quasi. Oh, potrebbe essere un'idea. No, io devo trovare il verso. C'è qua... No, ma scherzi a parte, c'è un modo per fargli andare via senza rompergli troppo le palle, non so. Non lo so, se hanno già fatto le uova dubito fortemente che si toglieranno se non qualcuno che le toglie. Una testa di piccione nel... una testa di piccione nel nido? Cheat? Sono animali abbastanza stronzi, è anche probabile che ce la portino loro. Ah, ecco. Ci smetti la testa, loro ti portano sul letto il resto del piccione. Ai, 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 ai. Come ringraziamento, sai? Cioè. Sì, grazie per la testa. Oh, e provare con dei petardi? Sì, ma ho paura ad ammazzare la vecchietta che ci sta. Che è quello il bello. C'è una vecchietta lì sotto, povera donna. Non vorrei che te effetti dove... collaterali? No, vedete, sarebbero effetti collaterali positivi. Lì, dove non perché arriva il Covid, arriva Nicola. Non lo so. Cioè, senti, se mi vicino di casa mi presta il fucile. Due colpi in aria, ragazzi, non naturalmente addosso a quelle povere creature. Sì, sì, quali sì. Ma tanto credo che scappino lì per lì se non spari a loro, quindi... No, i petardi gli fanno male agli orecchi, vedi? Allora, no, però vedi, non scherzo sulla riproduzione del verso del falco, è un metodo usato davvero. Allora domani, andiamo a cercare il verso del falco, attenzione. Allora, YouTube, andiamo a cercare il verso del falco. Magari mettiglielo con le casse, perché se no... vabbè, oh. Oh, glielo metto con le cuffie, guarda, gli AirPod. Giustamente, cosa fai? A due volatili non gli metti gli AirPod? Sta per uscire Venom 2? No, però Nico, dovresti prendere il verso del falco che almeno sia andato e tornato da Santiago di Compostela. Senti, bello, però come ti carica proprio, secondo me, no, aspetta, senti, questo verso qui andrebbe messo ogni volta che uno deve andare a Tosa. Cioè, te pensa, no, Alessio, prima di partire... tutto bello carico con gli amici, dici ora si va a Tosa e butti giù questo qui. E parti tutto valido. Sono spaventato. Sei tutto così, è proprio per la strada. Ti ci vedo. No, ancora la batteria! Perché? Si chiama Karma. Sì, si mi, hai appena, che... mi hai appena perculato per la mia linea internet che fa le bizze e questo si chiama Karma. No, ci risiamo, siamo operativi. No, batteria scarica, non va più. E sembra niente. Senza batteria. Ma guarda questa immagine, sembra proprio Nicola. Però è proprio Nicola, quando, sai quando arriva a casa dopo una giornata di lavoro, c'è un po' di rantechino di stomaco che vede il bagno. È proprio bravo. Tipica espressione. E questa invece questa è la fierezza del dopo, vedi? No, questa è la è la Veronica che lo vede arrivare con sta faccia e della mo che cazzo vuole? Oh signore, canti e versi della fascia, andiamo un po'. Stasera papà andiamo. Tanto cerco una batteria. Il Barbagianni. Ai, 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 ai. No, non ne cerco di batterie perché... No, torniamo alle cose serie. Non ne cerco di batterie perché ce l'ho in macchina. Vero? Sono abbronzato oggi. Sei più bellino stasera. Sono abbronzato! Allora, poi si mette come esca spinning. Boh, ha fatto un barracuda da 4 kg, bello, buono. Bah. Allora, nel mentre devi cantare, il falco va senza catene, sa che conviene, fugge agli sguardi, sa che conviene, indifferente, sorvola già, tu
tutte le chiuse boschi e città, allora io che sono Falco, Falco a metà. Lo sguardo di chi ha appena cagato, il sorriso di quello che non pulirà il bagno. è partito Nicola. È stata un po' bella come risata. Aspetta, facciamo così, stiamo... lo sguardo di chi ha appena cagato, il sorriso di quello. Vabbè, tanto un baci a posto, vediamo un po' se riparte ora. Ma perché non si collega il cavetto, forse? No, ora va. Ma vamo, non so quanto, 5 minuti andrà. No, ma perché quello lì c'ha internet che non gli va, no, ma perché lui c'ha la mela a marcia. Io adoro perché te hai appena fatto un pezzo di una canzone trap, perché la tua connessione è andata a merda talmente tanto che sembrava tu cantassi una canzone trap. Io questo non sei altro. Questo, allora. Questo è da fare con i Barba Gianni. Sì, ormai. Allora, detto questo, ragazzi, io vedo che siamo rimasti in 7, quindi stasera vuol dire che siamo stati proprio interessanti. Detto questo, ragazzi, la scherza a parte, io e il buon Gilucci si va a letto. Stasera stacchiamo un pochino prima, vi regaleremo questi 15 minuti prossimamente in una nuova live. Un bacione, tante care cose, ne la faccio più, ragazzi. Ci vediamo domani sera, che è sabato, no. Ci vediamo domenica sera con Fishing Planet. Bacione, tante care cose, come sempre il nostro motto. Addio. Ciao, bimba.